Il 24 maggio di 100 anni fa l'Italia faceva il suo ingresso nella Prima Guerra Mondiale. In tutte le regioni, da Trapani ad Aosta, oltre 600 soldati stanno correndo ininterrottamente, portando alla stregua di Tedofori la bandiera italiana, simbolo di unità nazionale. L'iniziativa, nata per celebrare la ricorrenza, si intitola L'Esercito Marciava ed ha fatto tappa a Napoli questa mattina presso lo stadio Albricci. Alla presenza delle alte autorità civili e militari e di centinaia di alunni delle scuole di ogni ordine e grado, la cerimonia è stata aperta dalla fanfara dei bersaglieri con le note dell'inno nazionale che ha accompagnato l'alzabandiera ed ha visto l'esibizione sul palco degli allievi del conservatorio. Si passa il testimone tra i nostri avi, noi e i nostri figli, passaggio di valori generazionali che sono sempre quelli, i valori dei nostri padri sono stati i nostri, saranno quelli dei nostri figli. Una delegazione di 30 militari dei 28 paesi NATO, guidata dal generale Leonardo Di Marco, si è unita ai marciatori dell'esercito italiano e ha attraversato la pista di atletica dello stadio. Qui c'è stato l'arrivo del Tedoforo e il cambio di staffetta tra maratoneti del secondo comando forze di difesa e gli allievi dell'Annunziatella. La marcia si concluderà a Trieste il 24 maggio, dove la bandiera tricolore verrà issata in piazza Unità d'Italia. 100 anni dalla Prima Guerra Mondiale, un evento che ha caratterizzato la storia contemporanea del mondo, dove l'Italia è stata in prima linea, con tanti uomini che da tutte le parti d'Italia lottarono, tante donne, tanti ragazzi, tante persone anziane. Oggi è stato bello il passaggio di consegne anche nei confronti dei giovani, a dimostrazione che questi eventi servono per ricordare e per rafforzare la cultura della pace e della solidarietà in tutto il mondo.